ai rappresentanti degli ordini professionali, gli architetti, ingegneri, agronomi e geologi, con una proposta. È pensabile utilizzare i tirocini per l'aggiornamento professionale, legandoli alla riflessione su una progettazione più sensibile ai valori del paesaggio, coinvolgendo quindi in questo lavoro sia gli amministratori, sia soprattutto gli ordini e magari l'università o chiunque vogliamo, ma insomma vogliamo tematizzare la difficoltà di inserirsi in un paesaggio delicato, ricco di valori come quello umbro, come una questione che può indirizzare l'uso dei crediti per il tirocinio e aprire quindi comunque uno spazio operativo immediato, di cui già da domani, se fossero d'accordo gli ordini, potremmo farlo. Io ne ho discusso con il Consiglio nazionale, con Freiri, quindi ci sarebbe anche la disponibilità, l'interesse a coltivare questo uso intelligente e finalizzato dei crediti formativi. E vorrei cominciare con, ce l'ho nell'ordine, l'architetto Paolo Vinti, che rappresenta l'ordine degli architetti di Perugia. Sì. Grazie professore, ha lanciato una proposta che certamente potremo condividere se sarà attuale. Ora, Sotto il Tezio, ai piedi del Tezio. No, beh, me la dico. No, dice grazie. Vabbè, però se lei mi dice che non è vero, vabbè. Scusate. Bene. Vabbè. Mi pare comunque una No, chiedo seduta. scusa No, Paolo. no, no, prego, prego, Francesco, non figurati. Beh, dunque, io avrei qualche, comunque anche domande da fare. Cioè, io non ritengo certo che la progettazione e l'attenzione alla sensibilità a progettare inserendosi nel paesaggio sia una dote che manchi a molti architetti o ingegneri. Il punto è che noi, come mi è stato fatto rilevare in una seduta, noi operiamo all'interno dentro una pianificazione. Cioè, gli architetti arrivano dopo la pianificazione e molto spesso come dire, la difficoltà e la responsabilità di un inserimento dipende proprio da previsioni urbanistiche, non tanto da progetti architettonici sbagliati, poiché quando le norme sono come sono, restrittive, vincolistiche, ben chiare, precise, eccetera, ci si muove lì all'interno, poco si ha da aggiungere. Spesso ci viene anche indicato il colore che dobbiamo utilizzare, e poi, no? I manti di copertura o gli infissi, cioè abbiamo dei vincoli tali per cui l'architetto, l'ingegnere, insomma, ha ben poche possibilità di uscirne, insomma. Quindi faremo volentieri questa formazione, però se ci venisse lasciata veramente la libertà anche di esprimersi e di proporre dei progetti all'interno di un ambiente che il professionista con la propria sensibilità può interpretare. Però, detto questo, è stata una seduta molto interessante. Questa mattina ci sono stati degli interventi anche che hanno ravvivato sicuramente un po' i toni e anche hanno spostato gli equilibri. Portando l'attenzione su una visione del paesaggio non statica, dinamica e che quindi come dire, non conservativa, nel senso conservazione in quanto congelamento, diciamo. Quindi io francamente anche all'intervento di Francesco Scopola che ha una capacità dialettica impareggiabile e che riesce a comunicare con molta forza e chiarezza concetti che anche
magari non del tutto condivisibili dai più. Ecco, io trovo che è veramente utopico, cioè un atteggiamento e un pensiero che parta dal presupposto di conservare. Cioè, io non discuto sul fatto che ci siano delle bellezze nel paesaggio, delle bellezze architettoniche, e cioè, questo è del tutto evidente, ma a me piacerebbe sentire, e non lo sentiamo, di produzione di bellezza. Cioè, noi non produciamo bellezza, noi al massimo ci limitiamo e stiamo qui a discutere per mantenere la bellezza prodotta da altri, ma per mantenere questa bellezza, che poi è diventata bellezza perché è un uso sapiente, è stato un uso sapiente che ha prodotto bellezza. Ora, quello che noi dobbiamo promuovere è l'uso sapiente, questo sì. Ma l'uso sapiente di oggi non è l'uso sapiente di 200 anni fa o di 500 anni fa, è l'uso sapiente di oggi. Come possiamo conservare un paesaggio dell'agricolo dove le coltivazioni sono fatte non per produrre quantità di beni, ma così, per la soddisfazione e il piacere estetico di un fotografo che questa mattina, un giovane fotografo, ha fotografato un bel paesaggio, sì, ma è un paesaggio marginale quel paesaggio bello, è quel paesaggio considerato non produttivo, marginale. Ora, come ci possiamo, chi si può permettere, quale paese si può permettere di mantenere queste bellezze? Anche addirittura il paesaggio, cioè dobbiamo convincere il contadino, finanziarlo per mantenere i campi coltivati come li coltivava suo nonno. Ma questa a me sembra una cosa assolutamente, io non sono e non credo che si possa essere d'accordo su questo. La modernità noi la stiamo veramente dimenticando, la stiamo prendendo a calcio, vogliamo affermarci come salvatori del passato, ma questo da attore quali siamo, perché noi siamo tutti quelli che sono qua, sono attori in questo processo di trasformazione continuo del paesaggio, ma non possiamo essere limitarci a guardarci alle spalle quello che è stato e salvaguardare solo quello che è stato. Quindi è evidente, ed è tutto evidente, che nessuno può pensare di danneggiare, di cancellare una testimonianza, testimonianze del passato che hanno un valore storico documentale, ma anche estetico se vogliamo, anche da cartolina in qualche caso, però non possiamo neppure vivere in un paese da cartolina. Io mi rifiuto di pensare che un paese possa vivere in una cartolina, immobilizzato da un atteggiamento di tal genere. E questo soprattutto perché verrebbe a mancare, e così come sta avvenendo, verrà a mancare quella spinta ad una consapevolezza, ad una responsabilità delle proprie azioni. Noi siamo oramai irresponsabili. I progettisti oggi si comportano in modo del tutto irresponsabile perché sono stretti tra vincoli che li costringono ad andare in una sola direzione, hanno pochissimo da poter variare nel proprio percorso, e questo li rende irresponsabili. Se tu togli i limiti, a questo punto veramente siamo dei cani sciolti, non abbiamo più quelle sensibilità. Ma questo forse è dipeso proprio da questo atteggiamento ipervincolistico, iperprotettivo, come dire, che avrà anche le sue ragioni, perché io non sto da quella parte e non conosco ovviamente dall'altra parte della scrivania quali possono essere, come dire, i comportamenti generali delle categorie, però mi rendo esattamente conto che da quest'altra parte noi siamo immobilizzati. Io sono anni, e lo dichiaro, sono anni che non leggo più le norme che escono, le leggi urbanistiche che escono quotidianamente, non le leggo, le leggo solo al momento che mi servono, perché sono sempre inadeguato, non raggiungo mai la conoscenza del problema esaustivo. E siamo diventati avvocati, siamo diventati non più architetti, non più ingegneri, ma avvocati.
Questo è un grido d'allarme che viene dalle professioni, io credo di interpretare anche le altre categorie, che comunque poi parlo per la mia, e certamente è un grido d'allarme. La nostra vocazione non era quella di essere avvocati. Detto questo, ben venga la sfida, noi vorremmo essere e avere la possibilità di progettare nel paesaggio con una certa libertà, magari costruire edifici che sarebbero irrealizzabili stando alle norme. Io vengo recentemente da un convegno che c'è stato a Padova, un convegno nazionale dell'Ordine degli Architetti, dove sono state presentate una decina di esperienze europee, è stato fatto uno studio su 10 esperienze europee di riqualificazione di quartieri, quindi di quartieri esemplari. Bene, nessuno di questi poteva essere realizzato in Italia, poiché nessuno di quei progetti rispondeva alle norme che vigono in Italia e che con questi, sempre questo allarme da parte nostra, vi preghiamo di limitarvi, di ridurre il peso normativo, non per renderci irresponsabilmente, ma per responsabilizzarci ancora più. Avevo molte altre cose che mi ero scritto, ma non è forse ora non è più il momento di dire la risposta che lei alla provocazione che il professore ci ha fatto, provocazione alla richiesta, diciamo, che ci ha fatto, penso di averla data. Noi siamo pronti anche a sperimentare un percorso per verificare la possibilità di progettare in modi del tutto diversi da quello che le norme ci imporrebbero e fare così una verifica anche qualitativa su ciò che si va a produrre. Però temo che questo problema, questo il tema del costruire nuovo, sia un tema ormai che non è più attuale, poiché non avremo molto da costruire per i prossimi 10 anni, a quanto pare. Al massimo si potrà ricostruire o rigenerare ciò che c'è, e quindi limitarci a questo. Grazie. Grazie Vinti.